Lo so che a te non interessa niente, Tino. Chi te l'ha detto? Nel senso che clausola sociale, a te che importa la clausola sociale? Prima che si mantenga l'obbligatorietà o che venga resa facoltativa? Ma prima o poi arriverà. Arriverà pure per te. Per me. Vabbè, non anticipiamo niente perché abbiamo anche delle importanti novità. Certo. Siamo stati invitati a fare i moderatori in un importante convegno organizzato. Sì, vabbè, ma tu lo sai, se vado vieni anche tu. Dai. In un importante convegno sulla clausola sociale, quella che spesso è la macelleria sociale che si fa da un cambio all'altro di appalto, questi lavoratori trattati veramente come lavoratori di serie C, cioè vabbè ti prendo ma solo se intanto ti riduci lo stipendio, fai più ore, vai a lavorare là, non deve essere. Conosco. Non deve essere Antonio, così. Forse sei meglio di Bruno Vespa. Io sono meglio di Bruno Vespa, mi devo far crescere qualche neo e poi li faremo ovviamente togliere chirurgicamente. La clausola sociale, fortunatamente c'è un emendamento, un recente emendamento presentato alla Commissione Ambiente della Camera dei Deputati che avrebbe scongiurato questa opportunità, questa possibilità di rendere la facoltà. Ci sono stati diversi interessanti contributi, il vice capo di gabinetto della Regione Puglia De Santis, il presidente di Confindustria Puglia Fontana, ma anche rappresentanti di Lega Coppa, rappresentanti della politica, ovviamente dell'UGL, è venuta fuori la notizia vera è che si propone un tavolo di concertazione per riuscire in qualche maniera a venire fuori da queste sabbie mobili degli appalti pubblici e di tutto ciò che questo comporta. E sulla questione vi facciamo sentire Luca Malcotti, segretario generale del terziario della UGL. Abbiamo sventato, anche grazie all'intervento del sindacato, il tentativo di togliere dalla norma del codice degli appalti la clausola sociale. Adesso dobbiamo fare l'altro pezzo di battaglia, che è quello per rendere applicata in tutte le situazioni la clausola sociale, che è uno strumento non soltanto per garantire il diritto all'occupazione di milioni di lavoratori, ma anche e soprattutto di garantire la qualità dei servizi e il diritto ad una competizione corretta tra le imprese. Oggi mandare a casa i lavoratori che fanno servizio alle persone, alle aziende, dentro gli ospedali, dentro le mense, vuol dire peggiorare i servizi oltre che creare un problema occupazionale. L'UGL è in prima fila per sollecitare la politica a tutti i livelli, sia a livello regionale che a livello nazionale, e garantire i diritti dei lavoratori. Dicevo una cosa interessantissima nel convegno: il valore del salario in Italia, a differenza del resto d'Europa, è calato di quasi 3 punti, a differenza di tutte le altre nazioni europee dove invece è salito. Sì, noi abbiamo un'enorme emergenza salariale che ci portiamo appresso dall'ultimo trentennio, al quale si aggiunge la spinta inflazionistica di questi ultimi mesi con la crescita dei costi energetici. Quindi si apre una stagione di rinnovo dei contratti dove bisognerà riconoscere ai lavoratori la perdita di potere reale d'acquisto. Su questo chiediamo un intervento straordinario al governo, perché una parte di quella retribuzione può e deve essere recuperata attraverso la riduzione del cuneo fiscale, cioè delle tasse che lo Stato mette sul lavoro. Più tasse sulle attività improduttive finanziarie, meno tasse su chi lavora e produce.